Io voglio vedere il papero e il coccodrillo, perché me l'ho detto che sono le peggiori, quindi li voglio prevedere tutte e due. Gatto fa ca, fanno ca tutte, quindi. Cioè, non ce n'è una che si salva. Italiano. Qual è il tuo aspetto? Oddio, quanti? C'è l'imbarazzo della scelta, non lo so. No, no, modifichiamo. Vediamo un po' che opzioni ci sono. Rasatura bassa, caschetto, lunghe... Ah, ma li devi selezionare tutte le volte? No, così è inquietante, sembra un alieno. Vabbè, sì, bello lo sguardo vuoto. In questo mondo vuoto ci sta uno sguardo vuoto. Oddio, ha fatto un attimo... Accademia Arancia, sei un attimo... Apprendere dalla tradizione per raccogliere buoni frutti. Apprendere dalla tradizione... Ok, sempre lo stesso dialogo. Ok. Ah, è sempre quello. È arrivato il momento di entrare nel mondo Pokémon. Guarda come laggano! È arrivato... Ok, si parte. È una sorca, però. Chi è? Mio padre? Mi presento, io sono Clevel, preside dell'Accademia Arancia. Possibile doppiare. Paldea... Beh, è enorme, però, la mappa, eh. Sembra grossa. Paldea è una regione ricca di natura e di terre rigogliose. Una regione in cui vivono delle creature che chiamiamo Pokémon. Queste creature, a volte nel mistero, si possono trovare ovunque in grande numero. Una presentazione mai vista prima. Vediamo? Eccolo! Ah, è più pelosino rispetto ai trailer, gli hanno aggiunto questa texture un po' pelosa. Fermo immagine, i Pokémon vivono dappertutto, nei mari, nei cieli e persino nelle nostre città. Cazzo, ma è sempre la stessa presentazione da 100 anni, vabbè. Stop, però l'albero si muove sempre, cioè praticamente è un The World, però solo sulle creature e gli umani. Gli alberi rimangono, si muovono, è una cosa così. Potenziale dei nostri alunni. Gli alberi sempre mossi. Ok, piccolo aggiornamento delle texture, si unì... Guarda le ombre come tremano, hanno paura dall'emozione. Quel Taurus sembrava nero, no? Sbaglio? Oddio! Bello l'occhione, bella! Bello nitido! Vediamo! No! Pokémon Scarlatto. Ma era un Taurus alternativo? Oddio, guarda questo POV! Oddio, le texture si aggiornano! Cosa sono questi fenicotteri? Bello il Pokémon fenicottero. No, voglio vedere, fermo. Guarda che merda. Vabbè. No, non basta criticare, dai. Vediamo. Prima vediamo. Bellini questi. Carini questi qui. Con la permanente. Il pappagallo con la permanente mi piace. Guarda il nostro protagonista. Spacca. Guardate la piega della coscia, ragazzi. Alzati. Vai. Bello, con questo entusiasmo ti voglio. Ma sei un po' incartato. Bello il movimento. Bello. Ok. Madonna. Ok. Lagga tantissimo. Vabbè. È impossibile interagire. Raga. Bella. Bello. Bella la che si incastra nelle scale. Ma scusa, se io giro la telecamera. Ah, no, ok. Vietato, ok. Non, vietato girare. Non è a 360 gradi. Cioè, si blocca qua. Niente. Non c'è niente interessante, sgabuzzino. Non puoi esplorare, mi dispiace. C'è qua. Addio. Oh. Oddio. Che è successo? Che sta roba qua per me è assurda. Dove va? Oh. Sempre le solite robe. Vabbè, dai. È un classico, una tradizione. Magari c'è un po' di cerveza, c'è un po' di locura. Quanti siete? Io, raga, mi ero distratto per un attimo. Vabbè. 10.000 spettatori siete. Vabbè. Pare che non sia ancora arrivata una cosa importantissima. Un certo luogo, in un certo posto, in una certa data. Sembra Oda, sta roba. Cioè? Ah, deve essere quello che aspettavamo. Va un po' a vedere, Dario, muoviti! Vai! Vai! Vabbè. È la porta che dà sull'orto. Per andare fuori uso la porta d'ingresso. Vietato passare da un'altra porta. Oh, mi faccio indovinare. Lei è il nuovo allievo Dario, dico bene? Le chiedo scusa per il ritardo. So che non vede l'ora di immatricolarsi alla nostra accademia. Ma che basbadata, non mi danno ancora bene nada. Ah, io sono Clave, il presidente dell'Accademia Aranda.
Oh, signor Brandon, vabbè, basta, non doppierò. La ringrazio, ma davvero non c'era bisogno. Anche la mamma topina, eh? Beh, visto che ormai è qui, posso offrire una bella tazza di tè? Ma no, non si scomodi. Dario, la mamma ha un paio di cose da discutere col preside. Sono palesemente amanti, dai. Tu vai pure in camera tua e preparati per la scuola, mi raccomando. Non dimenticare lo zaino e il cappello, va bene? Aia. Trombata su Fornelli, mi sa, eh? Su via, signor preside, insisto. In tal caso non vedo come potrei rifiutare tanta gentilezza. Raga, ma questo qui c'è una tensione sessuale senza senso. Ecco, mettimi le stelline intorno se non lo capisco. Sì. Ci sono bimbetti 6 anni che costruiscono 100 castelli in un secondo su Fortnite. Però mettiamogli le freccette sullo zaino, se no non capisco. Va bene. Possibile aprire la porta. L'animazione è vietata. Bisogna uscire così, proprio sbattendoci dentro. Dai. Dai, Paide! Sprigatito, il Pokémon erbagatto. Io, vabbè, per come sono fatto io sceglierei lui. Fuecoco, il Pokémon Focodrillo. È ancora più ebete rispetto ai trailer, proprio. Sembra... No, non perché Stefano Rogi è un ebete, però sembra Stefano Rogi quando fa Volpescu, cioè... È uguale, è la stessa cosa. Cioè, è... Per forza, si va a letto! No, quella roba lì. Quaxi, il Pokémon anatroccolo. Dai, prendo lui. Vediamo cosa diventa sta roba. Ma che vuoti fare una passeggiata? Oddio, ma è velocissima la telecamera. Vai. Ah, così allarghi. Aio! Premendo il secondo analogico, allarghi la visuale. Oddio, Wingull incastrato nel... C'è Wingull incastrato. Oddio, scomparso! C'era Wingull incriccato nel... Nella staccionata! Ah, questa è la porta dell'orto. Però non ci si può, non si può uscire da qua. Si può uscire solo dall'ingresso per arrivare all'orto. La porta di prima che non s'aprivo. Open world, ragazzi, dai, superiamo la staccionata. Non si può. Raga, ma mi viene la nausea, ma non si può rallentare un po' la velocità della telecamera. Bellini gli artwork nuovi, però, degli oggetti. Questa è una cosa carina. Dozilla, un paesino molto tranquillo. Vabbè. Stai fermo lì per tutta l'intera durata del gioco, mi raccomando. Ciao. Però hanno nascosto un sacco di cose in giro, guarda. Almeno questo. E le raccogli molto velocemente, senza musichette e cazzate, dai. Meno male. Bona! Sei tu l'allenatore di questi tre Pokémon? Bellina questa interazione tra loro. Gli offre il frutto e lui dice di no. Sì. Scelgo il duce. C'è il papero che assomiglia al duce. Assomiglia così, ragazzi. Sembra che Benito. Sta sempre il braccio alzato e quel che copricato. Prendiamo le distanze dal fascismo e dal duce, però gli assomiglia oggettivamente. Bella anche l'ombra, tra l'altro. Pixelata così, interessante. Buttati. Ma vedi, bella sta cosa. Vabbè, non capisco... Ti fiondi subito fuori dall'acqua. Ci mancherebbe altro. Tommy Versetti in GTA Vice City proprio. Vieni, sono qui. Ti vedo, sei gigantesca, un attimo. Ma qui è tutto... Hanno voluto fare la zeldata, cioè hanno tolto le musiche fino al momento dello sconto, credo. Si può entrare, miracolo, vediamo. Volevo vedere questo quadro, ma si può vedere. Gira la telecamera, dai. Questo è un quadro bello di Greninja. Sì, no, un quadro astratto di Greninja. Questa è una figata. Ninja furtivo. Tipo Miro, sì, fighissimo. Bellino, anche questa cosa, la Van Gogh di Livy è carina. Questo non c'è nemmeno dialogo, devi ascoltare. Finita. Fine della casa, possiamo uscire. Ah, ti dicono che Pokémon ci sono. Ok. Beh, però così non mi toglie un po' di fascino del... Vabbè. Già, cosa trovo? Vabbè. Importa. Bravo, davvero ben fatto. Hai la stoffa per diventare tostissimo. Ci credo, idiota. Hai preso il tipo debole. C'è solo quello. Mi fa piacere vedere che abbiate legato così tanto rapidamente. Che abbiate legato così rapidamente voi due. Eh sì, si vede proprio lo sviluppo dei personaggi. A proposito di Pokédex, tu non hai mai catturato un Pokémon selvatico? Sbaglio. Beh, allora prima di andare all'accademia insegno io come si fa. Seguimi. È tutto sempre uguale. Allora meglio Legend, no? Che è la stessa cosa, ma almeno cercava di fare un po' più il furbo. Cioè, questa roba qui è veramente identica. Guarda come lagga la mappa. Cioè, dai, raga, guarda come lagga la mappa. Maremma puttana. Ah, questo è interessante se lo fanno su tutti i Pokémon.
le foto. Questa è carina come cosa. E i Pokémon visti te li dà così. Cioè lo spritino in realtà è i bordi neri intorno al modello 3D. Però carina come cosa. E con Nemeth, almeno questa è una scuola, è più giustificato che un bimbetto parta a giro per il mondo. Da oggi in poi vivrai al dormitorio, quindi voglio che tu mi prometta e mangerai come si deve. Comunque la mamma è sempre la mamma da 96, Dio Cristo, cioè ecco, col grembiule per cucinare anche fuori dalla casa, che sta in cucina tutto il giorno, è super sessista, vestosa, veramente. 5 pozioni passate, tirate nella testa. Vai, vai. È scomparsa, hai già l'aggiunta, il trasporto? Questa è la scalinata di Dio nella terza stagione di JoJo, la terza serie. Oh! Però sono sempre qua, non si sono mossi. Scusa, scusa, no, veramente, non esploro. Hai ragione, scusami, prima devo imparare. Eccoti, Dario, qui comincia il sentiero dei cazzi. Guarda bene le ombre. Le ombre sono le mie cose mie preferite. Eccoli, maialino. Cos'è quell'affare lì dietro? Il Pokémon Baco di questa gen? Non sembra brutto, che cazzo è? Ma era shiny, ma che cazzo? Come shiny? Dario, uno è shiny. Ma mi sa che ormai è... Madonna, si lagga. Anche il sistema di cattura è più comodo. Bellina questa cosa con i libri. È l'unica cosa che per ora mi garba. Comunque lagga tutto, lagga il menu... Laggano le mosse all'inizio dello scontro, laggano i libri quando si infilano nel Pokédex, cioè veramente una roba che pratica. Mi fai fare! E la faremo andando fino a quel faro, da lassù si vede anche la nostra scuola, sai? Va bene, questa roba qui, delle foto è veramente bellina. Voglio vedere come è fatto questo. È bellissimo, mi piace un sacco, Tarantula. Lo vorrei vedere un po' meglio, ma vabbè. Mamma mia, le texture dell'erba, raga. Molto carino. Veramente ganza sta palla di tela, eccetera. Il gomitolo che avvolge il suo corpo è talmente elastico a far rimbalzare le facce di Scyther. Suo predatore naturale? Cioè, quindi, cioè, cercano loro? È tipo Sevipher e Zangoose? Ganza questa cosa, però. Sì, però non mi possono spoilerare... C'è l'evoluzione anche qua. Ah, vedi come si appena. Questo è molto carino, è capace di disegno ancora meglio. Così. Rimane. Eh sì, poteri psicocinetici. Questa roba dei libri è veramente carina. Bravi. In un gioco figo sarebbe stata ancora più apprezzata. Dare le mutande in questo momento. No. Comunque non ti spoilerano tutti i Pokémon, non sto notando. C'è un maialino che dorme e altri due appesi. Almeno hanno variato un po'. Secondo me il salto te lo danno con il leggendario. Che ti fa un po' da tutta puttana in questo caso. Comunque raga, open world, ok. Ti daranno il Pokémon per esplorare di più, però per ora è molto chiusa la cosa. Oddio, c'è anche... Le sacche elettriche sulle sue gambe non si sono sviluppate del tutto e per generare energia deve sfregare pericolosamente con le zampe anteriori. Lui è figo, carino, carino, non mi fa impazzire, anche dal primo trailer non mi ha mai fatto impazzire, però ci sta, diciamo, c'è di peggio, voglia. Pokéball e via. Pronti? Yeah! Sono un grande allenatore di Pokémon, cazzo. Che c'è ora? Dai, stavo esplorando. Ho capito che devo andare al faro, madonna. Allora, Dario, come va con le catture? Minchia, il cucchiaino mi devono dare tutte le volte. Vediamo un po' cosa hai preso. Oddio! 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 Pokémon forte! Se in te c'è una grotta pericolosa, se fossi in te lo eviterei, lo smartphone. Ma ti fai cazzi tua! Madonna! C'è una grotta! Non c'è andata, ma farò quello che mi pare! Dove sei? Ah, ok. Ti vedevo, scusami. Sarà nascosto un attimo tra le frasche. Mario, dimmi. L'ho scoperto da poco. Senza che consumi le pozioni fuori dalla lotta, quando apri la squadra c'è il tasto per curare il Pokémon automaticamente. Però non guarisci dagli status paralisi, scottatura, eccetera. È tutto... Ah, ma ti dà meno esperienza, però. Ah, almeno quello. Sì, sì, ha sterminato un intero esercito di Pokémon. Adesso è il momento di andare per di qua. E dove devo andare?
Ma chi me l'ha detto poi? Ah, qua. Una palma. Che è? Ma è? Sono pericolosi Dundur, eh. Attenzione. Cioè, è cascata dalla scogliera, senza animazione, senza una sega. È caduto da questa altura e l'ha salvato il Rotom. Il Rotom phone lì, lo smart Rotom di merda. Si è appoggiato a lui. Cosa c'è? Gli brontola lo stomaco, c'ha fame. Questo misterioso Pokémon sembra aver perso le forze. Perché non provi a dargli qualcosa per rimetterlo in sesto? Torpanino. Vieni. Si conquista il leggendario Corpanino e via, vai! Fanguel Marine ha donato 120 pippoli. E dopo questa me ne vado a letto. Buonanotte. Tieni, tieni. Pronti! Fine. Dato lui è fighissimo, secondo me. Cosa succede, amico? Oddio! Che è? Si è rinvigorito! Ok? È diventato Super Saiyan! Ok. C'è il primo dungeon. Andiamo. Con lui che spix là dentro. Perché Federic mi ha commentato entra ed esci dalla grotta. Perché? Vabbè, che cambia un po' la luce, è normale. Mamma mia, ragazzi. Ah no, non posso superarlo. Aspettiamo che faccia questa camminata. Sembra il nonno e va giù a carte, ragazzi. Va giù a briscola. Poi me la fa un bianchetto. Poi una bella partita a briscola me la leva nessuno, guarda. Poi è desfatto. Una delle mosse miei Pokémon. Vabbè. Bella in questa inquadratura. 2007? Magari. Sarà tiltato col suono nell'acqua. Vabbè, andiamo, vai. Ma chi è quel Pokémon che ti sta davanti? Sembra fortissimo, eh. Mamma mia, Dio, Lundur. Dai, mi fai andare, veramente. Se c'è qui l'erba? Sì. Ma che spettacolo. Vabbè. Ma poi cos'è? Beh, Undum bloccato lì? Protegge un oggetto, vabbè. Laga anche la vita quando la mano. Diglett! Ma qui ci sono anche Diglett normali. Ah, già che Ah, visto, bello! Siccome non lo posso superare, se provo a superare la linea che si sta portando avanti, praticamente il leggendario, mi blocca, vedi? Perché non puoi superarlo in nessuna maniera. Probabilmente crea una sorta di muro invisibile gigante la sua presenza. Buono. Ci sta. Qui sotto... Ah già, ma se crea il muro invisibile io non ci posso andare. Devo aspettare che vada avanti, vedi? Ecco, così il muro invisibile si sposta e io posso ottenere questo. Fatto. Vabbè, ci sta, devo seguire la sua onda, la sua scia. È un leggendario, ragazzi. Distorce lo spazio-tempo. E io mi devo attaccare solo al cazzo e sta zitto. Ecco gli Undur, che sono la minaccia principale di questa grotta. Che capiscono tutti uguali. Tutti copia e incollati. Quanti sono? Questo è il berzo di Undur.
testate praticamente. Hanno fatto una bella figura di merda, devo dire. Arrivano tutti i carichi, dati via tutti come sono arrivati. Vabbè, meglio sempre avanzare con cautela. Ci pensa lui a farmi avanzare con cautela. Non è servito a nulla a sto momento, cioè, infatti a picche è forte lui, boh. Calma, dai. Mamma mia, speriamo abbiano portato il mazzo loro stavolta. Se no, cazzo, tutte le volte tocca a me. Oddio, si è infilato nella roccia e poi l'ha distrutta. È una mossa nuova questa. Dai, andiamo, su. Dai! Comunque, questo dungeon è difficile da affrontare, secondo me. Dai, vai. Dai, dai. Oddio. Attento, Dario, si sta avvicinando qualcosa. Chi? È dietro di te. Oddio, l'undub di prima è sceso. Con calma, Va a fare la passeggiatina, arcane. Addestrato. Doom. Ecco, meno male si è citato un gioco bello in questa merda, perché è ben scrittato, dai. Rieccoli. Comunque lui l'hanno gestito bene, anche nell'espressione che ha fatto. Devo andare, ma vabbè, lo difendo. È molto anime questo leggendario. L'hanno curato abbastanza lui. Tutto il resto no. Il dungeon è una merda, questa roba degli Undur e dell'Undum è una merda. Però lui è figo. Però sto lag, ragazzi, è improponibile. Guarda quanto cazzo lagga per semplicemente girare la testa. Cioè, non... Ah, si è rispento. Comunque... c'ha dei problemi questo leggendario. Sembra un po' un ciclizzar, ma non ho mai visto uno così. E questo cambio di forma così... Ah, il ciclizzar e poi è un bicicletta. Questo cambio di forma così improvviso che non sta bene? Chi lo sa? È uguale, è difficile a dirsi, chi lo sa, non è che cambia molto. È un mistero anche per te, O non è un leggendario, è una versione del passato di Ciclizar, e l'altra è una versione del futuro. Basta, fine. Scusa, voglio fare un test. Ok, vietato. Si può più andare. Scusa, chi è? Hoppip. Qui c'è qualcosa che brilla. Ora sono andato al faro, che c'è? Ok, sono arrivati tutti là. Chi è sto stronzo? Coraido non è un Pokémon che si lascia ammanzire da un allenatore qualunque. È un Pokémon speciale. Beh, se hai intenzione di prenderti cura di Coraido, allora mi tocca assicurarmi che tu sia all'altezza. Ci stai? Ma rispondile! Sì! Ma dai, sei pieno di grinta, mi piace. Oh, la lotta a caso. Perché la lotta? Fa tutto da solo. Vabbè, mi sono venuti in mente i brutti ricordi. Diamoci un taglio, su. Ma fai te, sì, fai te. Cioè, veramente poi c'ha solo Scowet e basta. Ma poi perché me l'ha curato i Pokémon prima dello scontro? Vabbè. Fine. È già il 10. Ma cosa sta leccando l'altra? Buona quest'aria. Buona. Ma Dio, madonna, raga. Tutto a caso. Ma dai, hai scelto il papero che fa il saluto. Sì, mi hanno detto che si evolve strano. Se hai proprio intenzione di prendere cura di Coraidon, tieni, ti servirà. È la Pokémon che ti serve per contenere quel Pokémon. Hai ottenuto la Pokéball di Coraidon. Sì, però non ti spiega nulla perché ce l'ha, perché non ce l'ha. Ce l'ha il mister. La Pokéball di Coraidon che è uguale alle Pokéball normali. Non cambia per nulla lo sprite. Cioè, lo sprite e l'artwork. Vabbè. Ma si può sapere dove hai trovato uno strumento del genere? È una Pokéball normale! Non hanno nemmeno fatto niente, cioè non hanno decorata, nulla! Mistero, mistero. Beh, io la Pokéball l'ho mollata e con questo me ne lavo le mani. Buona fortuna. Cioè, lei non la caga. Cioè, le fa le domande... Lui, sì, lei gli fa le domande e lui non risponde. Beh, fai come ti pare, ma vedi di presentarti a lezione, capito? Intanto saluta, niente. Vabbè, poi scopriremo qualcosa, Pronto, e anche con Raidon ce l'abbiamo.
tutto sto asino per arrivare in cima a un coso, in cima a un faro. Figlia madonna, raga. Oh, ecco qua, ragazzi. Ma è peggio di Ocarina of Time, eh. Raga, ma come possono aver venduto una roba del genere? Cioè, come possono averla approvata una roba del... Anche in Nintendo. Cioè, guarda, guarda il pavimento. Oddio, Wingull, oddio. Sono due Wingull, eh. Così che si spostano all'unisono perfetti, uguali. Guarda, laggiù si vede Mesapoli. Lo vedo, bello. Sì, sì, eccola lì. Comunque, è super guidato per ora, eh. Per quant'è ancora guidata a questa maniera, raga? Ah, ci sono le scalette proprio a pioggia. Oddio. Oddio, un allenatore. Lottiamo, dai. Ah, ma li puoi anche skippare stavolta? Li puoi anche non cagare a questi livelli? Io sono un allenatore, quindi se viene a parlarmi scatta la lotta. È la regola proprio. È nella costituzione di Paldea. Lo dice la legge. Questa è la legge. Oddio, hai visto? Ho fatto capire la giravoltina. Oddio, è apparsa un'ombra improvvisamente. È apparsa il faro improvvisamente apparso. Ma perché ci sono due musiche incastrate? C'è la musica del mondo, dell'overworld, e la musica dello scontro. Ho fatto un piccolo mix, credo. Non so, sì, sì, è mixata a caso. Si è buggata. Ah. Ecco, la Pokéball ha cessato, cioè ha fatto finire il bug. Il Pokédex ti dà tanta soddisfazione a sto giro, questa roba dei libri. Peccato, sei in questo gioco di merda. Ma sì, non è che è un bug allora, è proprio un errore, raga. Cioè, l'hanno lasciata così questa roba delle musiche che si incastrano. Oddio, che... Oddio, posso scendere. Cosa fa? Scappa. Scappa, oh. Mamma mia, se lagga. L'acqua che si poligonizza quando tocca la sponda, tocca... Sì, sì, sì. Livello 11, eh? Attenzione! Facendo due scontri due e catturando i Pokémon presenti nella mappa. Dai, 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 dai. Wizard, che cazzo c'ha? C'ha il morbillo. Che tech sugli hanno messo? Strana. Oddio, Psyduck tenta. Tenta. Si sta trasformando in un piccolo stambecco. Guardate. Oddio, eccoli. Perché non li posso prendere? Intanto prendo Magikarp, dai. Oddio, Magikarp si è incastrato! Lo dobbiamo salvare! Poverino, sta mangiando tutta la sabbia! Piglialo! No, si è incastrato! Ok, l'abbiamo salvato, ragazzi. Meno male. Adesso è un posto migliore. Sta nuotando? Sì? Ma è una cosa carina. Nuota nel... Boia! Mamma mia! Io ce l'ho fatta. Preso. Boh, che cazzo è sta merda? Porco due! No, no, sono due Pokémon diversi, gli somiglia solo. Va bene. È tipo evoluzione convergente. Ah, c'è Eppini da qualche parte. Ma dove cazzo è Eppini? Non viene. Dario, Sara, Sopra e Dio Scarlatto. C'è un'allenatrice che si chiama Sara? Dopo ci vado a combattere, dai. Oddio, ragazzi, guarda come ruota e l'aggeggio sopra il distributore. Mamma mia. A parte che sto pompando veramente troppo i Pokémon, catturando semplicemente ciò che c'è intorno a me. Però direi di andare avanti la trama per sbloccare il cretino e esplorare più velocemente, perché queste zone d'erba gigantesche a piedi non è proprio il massimo. Comunque, a parte sì, qualcosa appesa all'alberi o qualcuno che dorme, non mi sembra che ci siano grandi cose, ecco, per quanto riguarda l'immersività nel mondo di gioco, perché i Pokémon veramente sono, diciamo, dei blocchi buttati lì come al solito. Siamo un po' vuoto, morto, povero Iglybuff. L'occhino sì, devono, ha fatto il cartone. Questo me lo metto in squadra. Bella sta... Piede contro Wooper, vai! Oddio!
Ecco, è un bello spiegone su cos'è questa cosa, perché se no veramente... E lui? Qui di fianco si trova il Pokémon Market, non ci guarda nemmeno, proprio lui pensa solo a lavorare, non gira lo sguardo, concentrato proprio. Ah no, parla proprio davanti, ah parla col nulla, ok, perfetto. Queste robe sono molto alla Splatoon, questi manifesti. Questa è carina come cosa, a caso sta zoomata, però è bellino. Il centro Pokémon è il posto ideale dove darsi appuntamenti con gli amici. Ma battela a troncare nel buco del culo, vecchia. Ma veramente. Ma poi è il posto ideale per trovarsi con gli amici è da sola come un cane. Femmina per Vesquin. Io raga non ci capisco una. Ma che cazzo fa il gioco? Ah, perché c'è il monte dietro e quindi non riesce a ruotare bene la telecamera. Ma puttana. Guarda là, si è visto dentro il modello. Cos'è questo? Oddio, è la prevoluzione di quei cavalieri che abbiamo visto? Oddio, è il coso delle monetine. Che strano, però non mi dispiace a vederlo così. Però che palle lo spoiler, dà fastidio. No raga, vedete che c'hanno dei fili colorati diversi. Non so se la luce... Quello era shiny. Mi sa che non c'è più. Vicino all'albero stava. Raga, ci sto davanti. E l'ho perso. Ah, il cagnolino. La cosa, con le ciambelle. Ma poi appaiono a caso. Cazzo, per un daltonico sta roba degli shiny è un po' rinculata. Perché è un elemento... Tipo stelline l'avrei messo, Però, questo è carino, però il fatto che riprenda le forme di una ciambella mi fa un po' strano. Ma come spuntano i Pokémon in questo gioco? Cioè, sì, secondo me sono proprio come le macchine in GTA San Andreas. Cioè, a seconda di come si refrescia la zona, c'hai dei Pokémon. Ah, belli gelati, grazie. Un Tauros? Fai vedere sto Tauros? Cioè, semplicemente più scuro. Vabbè, comunque non... Sì, sì, ma... Cioè, mi è arrivato l'antiparalisi. Eccolo, signora, guardi, lì c'è un... C'è il benzinaio, ce l'ha, se lo va a comprare. Comunque non puoi entrare nella casa, ragazzi, Nemmeno in questa, sono fasulle le porte. E più che altro quando ti ci avvicini, e chiaramente tutti i giocatori ci si avvicineranno per tentare di entrare, succede quello che avete appena visto. Ragazzi, io non... Allora, io va bene che sono lamentone, io ci sto anche scherzando su. Ma com'è possibile che si possa accettare una roba del genere? Cioè, veramente. Che bellezza il prato. Che bellezza il prato, raga. Io veramente, cioè, che bellezza il prato. Mio figlio è bravissimo in matematica. Vediamo, la mia invece è portata per la lotta. Bisogna ruotare per vedere il dialogo perché si sovrappongono. Tutto non esplorabile. Bene, andiamo. Vivono in alloggio e la scuola fanno i pendolari a casa. Certo che la salita è una faticaccia per i pendolari per una salita, vabbè. A scuola sto studiando un sacco di cose sui Pokémon. Per esempio, tu lo sapevi che possono conoscere fino a 4 mosse alla volta? Senti, anche te, come la vecchia, vattela a troncare nel culo, vai. È l'unica. Devo arrivare alla scuola ora, no? Passerò da qui. Oddio, c'è un altro nanoide. Ne ho due. Ah, lui ha due Pokémon. La differenza tra gli altri è che lui ha due Pokémon. Attenzione. Siamo attenti, ragazzi, è pericoloso, Vestito come Giuliano Ferrara, tra l'altro. Bello il sottomappa, sotto sopra come in Stranger Things, è una citazione, mi sa. No, andiamo verso là. Ecco, di qua invece si può. Di qua c'è la via giusta. Bello davvero, meglio del previsto questo scarlatto e violetto. Sei serio o no? Che è questo? Cos'è la prevoluzione del pittore? Ma che cazzo è? Brutto de... Questo è brutto, Brutta. Adesso mi fa schifo, veramente. Questo è veramente orrendo. Sì, sembra il professor... Come si chiamava il professore quello che dà... lo splack a Mario... E l'aspirapolvere a Luigi. È tipo il topo della peste. Vedo che stai sfruttando il rapporto tra i tipi. Vuoi proprio vincere,
l'asso nella manica. Cioè? Già la terra cristallizzazione? Te la introducono così? La lampadina in testa e via. Ah, l'animazione del portone non c'è. Vabbè, c'è il suono però. Vabbè, dai. È tipo un Odimo, sì, o sentiamo più che altro. Ecco la metropoli. Comunque bello il villaggio dove non si apre nessuna casa. Vediamo qua quanto è esplorabile la metropoli principale del gioco. Qua qualcosa si potrà fare. Oh. Cioè, ma anche questa roba qui, ragazzi, come hanno fatto a non capire che è sbagliata? Cioè, vabbè, esploriamo la città più grande del gioco. Entrata laterale. Vediamo un po' cosa c'è. Cioè, entrata sul retro. Non si può entrare. Benissimo. Andiamo avanti. Ok, questo si dovrebbe aprire. Sì. Ah, ma non puoi esplorare. Ci sono... ci sono i disegni e basta. Ma che succede? Qui c'è un... Ok, forse qui si può... No. Ok, sì. Ecco il sacco di Delibird. Anche questo è un... non è esplorabile. Non so. Ah, un altro sacco di Delibird identico. Ma cosa serve due sacchi di Delibird? Vabbè. Cioè, sono vicinissimi. Si fanno concorrenza a Porta Ovest. No, non ci sono, ragazzi. Qui non ci sono nemmeno i disegni. Cioè, compri gli oggetti e basta. Non c'è niente di esplorabile all'interno di questa città, questa metropoli. Sono tutte robe che hai fuori, oppure ristoranti dove entri e ci sono i piatti, così. Tra l'altro questo è identico all'altro, con la stessa roba ma in un posto diverso. Cioè probabilmente hanno copiato, mi sembra, perché non mi sembra di esserci stato qui. Hanno copiato e incollato i ristoranti, cioè sono uguali. Ecco, questa è la gelateria, è il Resort Carry. Uguale a quell'altro. Cioè, hanno copiato e incollato i negozi per darti l'illusione che ci sia qualcosa di diverso, no? Che ci sia roba esplorabile, ma non c'è un cazzo. Ma secondo me non ha nemmeno senso parlare con gli NPC perché non dicono niente. Ma ragazzi, questa roba della sovrapposizione io non la capisco. Cioè, vi giuro, non riesco a capire questi errori veramente stupidi. Vabbè, non lo voglio nemmeno di esplorare. Vado avanti e basta, perché tanto è... Vedete, ragazzi, è lo stesso negozio. È lo stesso negozio. Per tre volte l'ho trovato. Lo stesso negozio accanto! C'ero copiato in colla... Non è possibile sia vera sta roba, dai, raga. Cioè, la metropoli principale di Genshin Impact è 100 volte, 1000 volte meglio. Cioè, di tutto, cioè. 45.000 segreti, robe. E il panino, un'altra volta. E non lo voglio fa. Faccio così. Vedete cosa mi dice? Ah, se mi dice... Bellissima terra cristallizzazione, Dario. Siamo alla frutta, eh? Vediamo. Secondo me hai il dialogo come... Che scintillio abbagliante. Pensa che un evento in Zelda cambia tutti i dialoghi di tutti i personaggi. E qua nemmeno questo, cioè... Complimenti, Dario, non hai avuto nemmeno bisogno del... Ah! Oh, miracolo! Un miracolo! È un miracolo! Però l'altro no. Lei sì, non hai avuto nemmeno bisogno della terra cristallizzazione. Taglie, Game Freak, taglie! Brava! Sì, ci dica tutto. Guarda il bimbo! Guarda il bimbo! Guarda il bimbo come trema, ma... Cioè, raga, ma almeno questi... Oh, ma chi sarà? Guarda come tremano gli studenti, raga. Ma poi è sempre la stessa animazione. Guarda, guarda. Ma come le lezioni? Che cazzo, perché è diventato bully? Ora puoi muoverti all'interno dell'accademia, se prendi... Io che cazzo... Cosa devo fare nella mensa? Come dovevo andare? Ah, cioè, non lo la posso esplorare... Ragazzi, no, aspetta. Cioè, la esplori così? La esplori attraverso il menu?
Sì, sì. La Lega Pokémon. Sì, le medaglie, vero? Andare, bisogna sconfiggere 8 capi palestra. C'è ancora capi palestra, 8 medaglie. Poi campione della Lega. Magari ci fosse una roba alla persona 5 dove aumenti le tue skills frequentando le lezioni. Ma va. Ma chi è quella buona lì dietro? Fammi vedere un attimo. È buona, lei è un bel pane. Ma chi è? Questo è dell'ultimo trailer. La creatura ricorda un poco un noto come Doffa, ma caratteristiche nel suo corpo. Ha zone gigantesche. Questa cosa del libro è figo. Ah, quindi c'hai i capi palestra e Pokémon dominante. Hanno fatto una crasi tra i capi palestra classici e le robe di Sole e Luna. Sì. Prega, matricola dei ricazzi immediatamente in presidenza. Maremma puttana! Mamma, ma che ritmo c'ha questo gioco? Sballatissimo, cazzo! Io non ce la faccio più, Ma poi dov'è la presidenza ora? Ah, questo posto si può esplorare, attenzione. Guarda là. No. Oh. Corridor è molto indebolito, ha perso il suo potenziale cognitivo. Prova a usare. Può assumere la forma cavatura, ottimizza per me. Ok. Ah, ha bisogno di tempo per nuotare, fare volare, eccetera, eccetera. Però per ora può correre, se ti interessa. Dopo, più avanti. Ok. Vabbè, piano piano. E là, è permesso? Non ce la faccio più! Fatemi andare via! Fa come Monster Hunter, un filmato iniziale e poi vaffanculo, fai quello che cazzo ti pare! Ma che stanzetta personale, ma non me ne frega una sega! Ma mi molli! Se me la dai va bene, ma se no niente. Beh, comunque poi ci sarà. Ecco, si tromba. Ah no. Bello. Quanti giorni passano? Quanti giorni stanno passando? Quanto cazzo sta dormendo? No, no. No, ragazzi, non è possibile. Campo sportivo era per cosa? E vai. Cioè, hanno voluto inserire queste dinamiche studentesche da college, ma scassano solo il cazzo. Cioè, c'hai un mondo di mostri a giro per il mondo, con montagne innevate, boschi, prati, eccetera. Lasciami libero! Lasciami libero di esplorare! Perché questa roba, la Hogwarts, di cui non frega un cazzo a nessuno? Il vostro tesoro personale, One Piece. Quanta topa c'è poi? Ma poi c'è una traccia solo musicale! Io sto diventando scemo! Sto diventando pazzo! Senza doppiaggio, senza nulla. Tutti fermi in blocco davanti così. Dario, sì, cosa? Cosa vuoi? Ti prego, zitta! Mi commetti, soprattutto sta facendo. No, ti prego, basta. Io non voglio più saperne niente. La ricerca di storia in pratica l'evento principale della camera lancia, se... Che multiplayer con Saidonia, Max? Ma non vedi che merda è? Cioè, ma io veramente... Il multiplayer con Saidonia per fa' cosa? Cioè, per combattere Pokémon Arcei? Ah, ci sono i capi banda, quindi c'è i capi palestra, i capi banda e le spezie, che ovviamente vengono perfettamente annotati e ti spoilerano il design di tutti e 5. Perfetto. Ma che me frega del panino? Ma ti rendi conto che devo andare a affrontare Pokémon dominanti, leggendari, nascosti nella foresta per preparare il panino? È come i sacchettini di bocconcini tirati ai Pokémon giganti, boss di Legend, ma che vuol dire? Ma perché devo andare a cercare Donphan misterioso con le zanne per preparare un panino? C'è veramente una cosa incredibile. Ma posso fare quello che mi pare? Ma poi è entrato un'altra volta nel pavimento. Ma raga, però lagga troppo. Ma come si fa a esplorare così? Cioè, guarda. Madonna, raga. Può nuotare? No, ancora no. Guarda, poveraccio. Ecco qua. Pokéball volante e Bounce Beat catturato. Si vola. Dai, non capisco se hai te la musica sotto si fonde. No, e si fonde con la lotta. Cioè, sono due musiche che si fondono insieme, ragazzi. Non... Vi giuro, non c'entro niente. Comunque, ragazzi, open world una sega, eh. Quando sblocchi il volo, eccetera, puoi ritornare nelle zone vecchie. Cioè, non è... Cioè, non ti lasciano libero per una sega. Ah, i ride. Morto. Ah. Ok.
Dopo 5 secondi ti ripristinano le energie. Ok, pensavo, vabbè, non importa. Stavo forse più complicato. Poi dove si trovava? Dentro al cristallo, come funziona? Si hanno speso tutto da, solo in questa animazione, eccetera. Poi zooma qui. E zooma da un'altra parte. Io non... Qui, puoi zoomare qua. Ma dove cazzo sono? Oddio, il fricottero, vediamo un Pokémon nuovo, dai. Vabbè, raga, ma è un feniottero. Cioè, è bellino, ma è uguale a un feniottero identico. Poi Flamingo l'hanno chiamato, cioè... È il suo nome, praticamente. Ah, Flamigo si chiama. Scusate. Flamigo, è il suo nome, vabbè. È uguale, certo. È carino, però... Cioè, è proprio... Vabbè. Sembra che il nodo che fa la base del collo serve a evitare l'energia accumulazione. Come il nodo? Ah, c'ha un nodo al collo. Questa è l'unica, forse, differenza. Oddio, stavo per affondare e poi ho trovato Azurill. Guarda che incastro. Ecco qua, ora può morire tranquillamente. Minchia, ma ora sono intrappolato qui. Forse ne esco. Comunque ragazzi, chi diceva che... Sì, no, ci sono dei bug, ma non è rotto. Cioè, raga, ma si rende conto della cazzata? Cioè, è rotto il gioco, ecco. Non è solo brutto da vedere, è proprio rotto. Raga, cioè... Ma ce l'ho già la faccia dentro, cioè... No, è bello, Edima, cioè ti rendi conto di che cazzo... Cioè, in che contesto è questo Coraidon? Quello lo vado a prendere dopo. Povero Drusio, da lì dove cazzo sei? Cioè, ma questa... Queste rovine, cosa c'era? Niente, fine. Non hanno imparato niente a Breath of the Wild, che ti danno tutti i gadget appena esci dalla caverna. Tutto, ti danno tutto. Tieni, vai a fare il cazzo che ti pare e non romperci coglioni. No, è impossibile. Impossibile. Bisogna darti le cose a pezzi. Sarebbe stato troppo facile, se no. Comunque si sente la fatta Toby Fox sta roba, eh. Vale tutte le altre azioni messe insieme. Sembra tipo una versione schizzata dello spirito, quello che incontravi in cima alla torre di Lavandonia. Ah, è tipo buio? Ok. Però comunque tu puoi andare sì dove vuoi, ma i livelli di Capri Palestra non si adattano ai tuoi livelli. Ma come si fa a fare sta roba? Ma come non si adattano ai tuoi livelli? Ma allora non è a libertà mia, cioè... Non è come diceva il ragazzo Keck di prima, che ho libertà totale. Che libertà è? Una libertà fasulla. È tipo GDR, devi livellare. Vabbè, questo... No, vabbè, è il tizio Keck di prima, infatti. Io spero tu trollizi, che sennò sei veramente messo malissimo. È tipo GDR, devi livellare, è una delle frasi più belle mai lette. Posso dire che mi sembra un po' me il gioco, eh? Me, Ercoci? Oh... Magari fosse me. Magari. Cioè, ma poi potevano fare che si arrampica. Cioè, un'animazione che quando arriva ce la fai col salto. Io non sto nemmeno a incazzarmi, guarda, lasciamo perdere. Quando il gioco prevede che comunque ci arrivi, me lo fai che si arrampica l'ultimo lembo di terra. Oh. Ce la passa e vabbè. Ma che cazzo? Ah, non... Oddio, cos'è quello a fare? La roba la regidi. Sull'entrata del territorio c'è un'incisione imprevisibile. Qui sono inchiuse le tavolette di legno portatrici di sciagura. Per la Wii? Ma Mr. Slowhand, guarda, ti sbagli. Qui c'era della roba molto più bella di sta roba qui. Per PS2 brutto. Cioè, io vi ricordo che per Wii c'era Mario Galaxy e Mario Galaxy 2, eh.
Eh sì, da oggi sì, 7 secondi. Attenzione, piccola evoluzione. Ah, così, proprio, in diretta. Te l'ho sul prato, cioè. Boh, allora. Senti, il corpo non mi dispiace. Il problema è questo caschetto a forma di scroto che tra l'altro mi sembra abbia la stessa... abbia la stessa consistenza dello scroto. Però tutto il resto non mi dispiace. Il caschetto è il problema, secondo me. Sta roba... Ma perché ora tutti fanno le ose alla Vegapunk? Vabbè, non mi fa parlare. Sì, sembra Paperino con un tumore in testa. Ecco, sì, lo definirei così. Tipo un ballerino. Cosa cazzo è? Cioè, perché sta in posto da ballo? Questo. Infatti anche l'altro stava in posto da ballo con la manina, eh. Ho paura di come posso diventare dopo, quindi. Meglio andare... prima dalle coleottere per non rischiare di overlivellarla. Sì, mo, ma, cioè, però, Emo Cangele, cioè, ti rendi un tanto il video la sta roba qui? Cioè, devo andare prima dal capo palestra coleottero perché se no, cioè, capito? Vabbè, andiamo da quella coleottero. Qual è? Questa V? C'è anche rap. Yeah. Cioè, come ti senti? E come mi sento? Io volevo andare da lui lì. Volevo andare dal cretino, no? Lì, qui. Però, voglio andare da lui, via. Non so perché, voglio andare da... Perdiamo l'evoluzione. Oddio, è sparito tutto. Ragazzi, questo c'è anche una terza evoluzione. Ma che cazzo è? Speed Ops. Ma è un ragno fatto di bambù. Ma che cazzo è? Ma ce n'è un'altra ancora? No? È ora di salutare il nostro Speed Ops. Peccato per questa cosa gli hanno messo in testa, perché sennò era carino. Se l'aveva levato anche un po' il vestitino, però... Poi volo con chi? Con Roto? Vabbè. Ah, con quella Gigi lì? Ma quando l'ho visto io queste cose lì? Quando l'ho visto quel camioncino lì? Vabbè. Dai, Cristo! Labirinto naturale, non mi devo perdere. Attenzione, prepariamoci al dungeon naturale. Ma comunque è sempre la stessa soundtrack per tutta la mappa. Sul Solesio, aspettando il gameplay di mio padre, lui sì che sa apprezzare i giochi. Sì, però fare bastian contrario tutte le volte non è sempre il massimo. A volte bisogna ammettere anche che il brand che ami fa schifo al cazzo. Perché sono girati ora? Oddio. Ok. Per questo è importante essere contenti di catturare, lottare e vedere la figa. No, Pumolo, non credo che sia così. Mi spiace. Io credo che vendere a 60 euro questa roba sia... Oh, senza senso. No, non è che non lo farei uscire, non è che quanto lo venderei, non lo farei uscire, ragazzi, è tutto... Cioè, non è un gioco giocabile. Cioè, è tutto laggoso, tutto spaccato, vuoto, non mi danno l'illusione dell'open world e poi in realtà non... È solo backtracking ogni volta che sblocchi un potere di questo leggendario qua. E poi se vai alla palestra giusta, sfondi il capo palestra. Se vai alla palestra sbagliata, ti sfonda lui perché devi farli comunque con un percorso. Oh. Cioè, dai trailer già si guarda questa roba qua. Cioè, non c'è cura in niente, praticamente. Ma cosa sono quelle spade in giro, boh? Cioè, avranno a che fare con quel cavaliere del prey. Una grotta. Questo da caso. Ah, il labirinto naturale di cui parlava il cretino, vabbè. Questo che cazzo è? Ma cos'è? Il fungo di Super Mario? Pokémon salgemma. Ah, la salgemma, ok. Per quello è tutto cubico così. È nato dai giacimenti sotterranei di salgemma e passato alle trune in grandi condizioni perché condivideva il suo prezioso sale. Quello che si trova nelle zone delle grotte. Sì, però passeggia nel prato, di eccolo laggiù. Oinkoloin. Guarda che non c'è più, è tutto scomparso. Ma è un maialone. È un maialone delle sfilate milanesi questo. Va a vedere le sfilate tipo di Moschino, queste robe qui. Beh, maialozzo. Vabbè, dai, ci sta. Poteva andare peggio. Voglio vedere anche l'artwork poi. Ci sta, ci sta. Cosa c'ha nel culo?
Beh, ci sta il maialone. E poi riappare tutto. Sì, un maialone, sai, che sta sotto un lampione, direi. Questo mi manca, lo devo vedere per forza. Cos'è, un Poliwag stronzolo? Oddio, non mi dica la prevoluzione di quella merda con l'occhi che un so occhi, eccetera. No, che cazzo è? Bomberman. Sì, è lui, prevoluzione di quell'affare lì. Come ho fatto a capirlo dalla sagoma, ma sembra bene. È una lampadina, è un girino lampadina. Questo è orrendo, raga, orrendo. Ma che cazzo hanno fatto? Carina stossa, ci credo, l'ha fatta Toby Fox. Dario, scusami, lo sto masticando su gioco. Io non sono un fan, fun scritto di Pokémon, ma due che guarda lei mi ha detto, dai, carina sta cosa, ma è solo perché è possibile prima di su gioco non ho preso voti così negativi, eh. È una merda, sì, scusami, Simon, non ce la faccio stavolta. Cioè, ai tempi di Legend ho ascoltato, stavolta non... È una merda. È una merda tutto, graficamente, tecnicamente, sembra un gioco brutto per PS2. Dicono open world, non puoi fare nulla all'inizio perché sei limitato dai poteri del leggendario che ti danno. I livelli di Pokémon sono a caso, ti sposti 5 cm a sinistra, livelli al 20, ti sposti 5 cm a destra, al 12. Open world de che? I capi palestra non scalano in base al livello che c'hai, quindi se fai un capo palestra, se vuoi andare dal capo palestra, a parte che bisogna vedere se ci arrivi, perché se non c'è il volo, se non c'è il surf, se non c'è questa roba, non ci arrivi al capo palestra. Ma anche se ci arrivi e non è quello che il gioco ha previsto, ti sfonda il culo perché non sei a quel livello. Ma se sei a un livello troppo alto e hai beccato il capo palestra giusto, mi sfondi il culo. Cioè, che cazzo di open world è? È una truffa, cioè, è una truffa come open world, non ha senso. Cioè, open world è, sei libero al 100%, tipo Breath of the Wild, vai dove ti pare, vaffanculo, ti si dà tutto quello che serve e ciao. E poi non mi hai ancora detto cosa ti piace a te. È tutto buggato, questo oso, questo leggendario si bugga, si incastra a caso, le teleame non esistono, l'esplorazione per ora, cioè il dungeon naturale per ora è un corridoio e basta. Cioè, basta, ragazzi, cioè, è inutile fare discorsi. Poi se vi garba, giocateci, ci sto giocando anch'io, ma te. Finiamola con le puttanate, per piacere, non prendiamoci più per il culo. I Pokémon, boh, per ora, a parte un paio, non è che mi abbiano colpito più di tanto. Però, cioè, ti rendi conto, Cristo Dio, che cazzo è sta roba? Cioè, ci sono le musiche che si incastrano tra di loro, perché il gioco registra una musica del luogo, però a parte lo scontro le mischiano tra di loro. Cioè, ma che strada qui? Ma come si poteva evitare? La metropoli principale del gioco... è un ammasso di 3 negozi copiati e incollati, dove non c'è l'interno, ma c'è un insieme di artwork dove selezioni cibi da comprare e sono copiati e incollati uno dopo l'altro. E non puoi entrare nelle casette, non puoi entrare, sono porte fisse. E poi c'è un'unica musica per ora per tutte le zone che ho esplorato. Un'unica musica. Nel primo villaggio non puoi entrare. E si bugga la telecamera, perché provi a entrare, vai nella porta, si bugga la telecamera e ti arriva la telecamera quanti una persona. E sono tutte osi gravi, eh. Cioè, questa per te esplorazione, una manciata di Pokémon tirati lì codadi e via. Qualche oggetto che si genera randomicamente. Fine. Raga, non va mia bene. Cioè. Ancora ti lamenti, trucchette, massucchiami coglioni. Ah, già non c'è più Sidonia online. Aspetta, domani ne fa un'altra, sicuro. Dai, zio, se non avete, cioè, se avete gusti come il maiale, non ve la prendete a me. Cioè, anzi, prendetevela a me, così vi sfogate sui gruppi. E così giustificate meglio il vostro preferito che è andato a catracollare. Prendetemi pure come punchball, non è un problema per me. Sono parsimonioso. E anche Sidonia mi hanno detto che lo sta un po' distruggendo, quindi... Sidonia ha passato l'intera live... a trovare bug. Allora, così almeno voglio capire. Non so che influencer troverete. È come sempre, ragazzi, una mia opinione. Bigarba il brand. La maggior parte della gente, secondo me, gioca solo questo, perché sennò è impossibile. Giocateci, cioè, giocateci, divertiteci. Divertitevici. Io proprio. Arrivo Rush, eh. No, questo è molto peggio di Legends per me, ragazzi. Lo dico proprio con la massima tranquillità. Loro hanno bisogno di anni per sviluppare, non anni per sviluppare un gioco del genere, e poi non devono più sviluppare loro, semplicemente devono ingoiare l'orgoglio e dare il gioco in mano a altre persone che sanno programmare in 3D per bene, fare una collaborazione, che cazzo gli pare a loro, e basta. Cioè, non c'è altro da fare, ragazzi.
più che altro, raga, ora a parte gli sbalzi di livelli che ho beccato a caso, io non ho ancora cambiato Pokémon. Ho fatto tutto con un Pokémon e basta. Che strano, mamma mia, questo è stranissimo. Sono tutti strani. Poi ci farò un'analisi più attenta, magari in maratona, chiamo Francesco, si fa un'analisi, una tier list di questi Pokémon, perché sono veramente stranissimi sto giro. C'erano veramente dei design, non so se definirli coraggiosi o da pazzi. Questo è, chi difende sti giochi per me ormai è molto fanboy del brand e non riesce a staccarsi da queste idee. Non è solo un problema di tecnica. Sto giro, cioè, guarda il mulino dietro, ma non è solo un problema di roba tecnica, secondo me. A parte che è fondamentale un gioco open world esplorativo così, la grafica è fondamentale, cioè ci devo credere, il mondo deve essere tutto un ammasso di terra, cioè. Tandy e Mao sono coppia molto effettuata, se trovano il materiale utile per la lottare non lo ritagliano, quindi questi sono bellini da morire. Però anche questi hanno degli occhietti alla come si chiama? Rillacuma. Questi quanti soldi ci faranno con i pupazzi. Senza senso. Eccolo lì, Microv. Ecco Wooper. Vediamo com'è, sai? Ah. Oddio, fighissimo! Ma è fighissimo! Ah, però non è Quagsire, è proprio una nuova evoluzione. Clodsire. Ma questo mi piace tantissimo. È pesce blob, praticamente. Questo è fighissimo. Ma questo mi garba da morire. Però è il mio preferito di questa generazione. Ma anche sono troppo curioso, raga. Mi avete messo una curiosità senza senso addosso. Allora. Ok, sono spanati i fiori, così possiamo dare un'occhiata. C'è un labirinto. Ah, fine. Fine del labirinto. Fai così e ci sei. Ai soliti negozi di panini e le corni uguali. Ah, quindi hanno copiato e collato gli stessi negozi anche in altri paesi. Non hanno copiato la stessa catena di alimentari da Rion. Alex Twitch, spero che tu stia scherzando, se no c'è un bano in cervello. Allora, si è allontanato, ma l'ho preso? Che succede? Oh, grazie a favore torpedone. Ciao tesoro. Lo so. Vabbè, ma sei semplicemente alzato un piedi. Cioè. Poi con la pioggia così non ce la fa il frame rate a regge. Sta impazzendo. Sta proprio. Ecco, ora ha smesso di piovere per fortuna. Ma era meglio dungeon di un tempo, con gli allenatori sparsi in giro, eccetera. Non erano granché quelle robe, ma. Ah no, vado diretto col capo palestra. Animazione non c'è. Bene, sti flash. Vai sveglio, aspetta, vedi. Sì, ormai mi fanno più nemmeno gli occhi chiusi. Sveglissimo. Sì, c'è la destra vecchia e la vecchia sta dormendo, cioè sta volando. Ecco qua. È diventato d'erba ora praticamente. Mi farà fuori allora. Purtroppo sì. No! Oh. Host bellissimo, però sarà tutto uguale per tutti i capi palestra. Ed è così all'infinito, Viva l'avanguardia, con questa faccia ovviamente. Viva l'avanguardia, con questa faccia e questa frase posso dire che si può chiudere questa run di oggi. Ci si vede domani col pub e poi con Pokémon. Meglio di Arceus? Va zero. Arceus era, te l'ho detto, capolavoro. C'ho benzina, raga, un attimo. Tu 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 t
Tu, 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 tu.